Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale. Taglia elettorale del movimento Siena. Un tema centrale anche a livello nazionale per il Movimento 5 Stelle. Vi ricordo che domani Beppe Grillo sarà anche all'assemblea straordinaria del Monte. Io penso che quell'assemblea sarà molto interessante. Ci saranno anche qualcuno dei nostri candidati nazionali per il Parlamento, quindi sarà un'assemblea credo abbastanza interessante, perché insomma quando si chiedono altri soldi, uno sforzo a fronte di un disastro, insomma bisogna che prima si capisca perché è avvenuto quel disastro e di chi sono le responsabilità. Questo è quello che noi vogliamo qui a Siena, capire chi è la responsabilità di quel... A Giuseppe Mussari, perché dava il lavoro ai loro ragazzi, dava il lavoro alle loro famiglie, distribuiva milioni a tutti i giornali e giornaletti di questa città, e nessuno ha avuto il coraggio di dire beh, quando 5 anni fa ha firmato un contratto segreto e ha comprato una banca per 10,5 miliardi, una banca che è stata comprata da Santander un mese prima per 5 miliardi e lui l'ha comprata per 10,2 miliardi. Ma chi è che ha autorizzato questo? L'ha autorizzato Banca d'Italia, la stessa Banca d'Italia che qualche anno prima aveva creato un altro pasticcio, era ai tempi di Fiorani, della Popolare di Lodi ed era il tempo di Fazio. A quel tempo venne bloccata un'operazione di acquisto da parte di Fiorani di Anton Veneta e venne data dalla magistratura, praticamente dalla Consob, a quel tempo c'erano i furbetti del quartierino, venne regalata ad ABN Ambro, quella banca. Fazio fu mandato via e al suo posto andrò Draghi in Banca d'Italia. Draghi, quello che oggi è il salvatore dell'Europa e dell'Italia, o almeno così si crede. Ebbene, Draghi autorizzò un'operazione voluta da Prodi di acquisizione per 10,2 miliardi di una banca che stava quasi fallendo. Lo strategist di Banca Monte dei Paschi lo stesso mese fece uscire un report sul sito della banca dove si diceva che la crisi economica stava per spazzare via mezza Europa. Eppure Mussari fece un contratto segreto con Santander, 10,2 miliardi. E la Banca d'Italia lo approvò. Ricordatevi, la Banca d'Italia. Oggi Mussari, domani può finire in prigione, può sparire, chi se ne frega. Andate a vedere chi sono i colpevoli. I colpevoli si chiamano Romano Prodi, che a quel tempo autorizzò l'operazione e la benedisse. Andate a leggervi i giornali di allora e vedete le figure politiche che appoggiavano quell'operazione. Abbiamo una banca. Ah no, quello lo disse Fassino qualche anno prima o qualche mese prima, no? Ricordatevi le persone che hanno distrutto questa città. A quel tempo la fondazione aveva 15 miliardi di asset, di euro, riusciva a distribuire al territorio, facendo casini su non finire, 230 milioni all'anno. Se quest'anno ve ne arrivano 10 nel territorio, dovete ringraziare non Mussari, ma Romano Prodi, non Mussari, ma Mario Draghi. Sono queste le persone che hanno causato il danno, dovevano vigilare e non hanno vigilato. E chi c'era a capo della vigilanza di Banca d'Italia? Una certa signora che si chiama Tarantola. E sapete dove è andata la Tarantola? Gli hanno regalato, invece che la pensione, la direzione generale della RAI, dove guarda caso è stata messa lì per controllare il sistema di informazione di chi? Di Mario Monti. E che legame c'è tra Mario Monti, Draghi e Prodi? C'è la Goldman Sachs, una banca d'affari. E qui chi ci rimette siete sempre solo voi. Personalmente nel 2008 sono stato l'unico sito italiano che ha portato avanti una campagna con oltre 200 articoli contro l'operazione Anton Veneta. Sono venuto in questa città 4 volte, invitato dalle allora liste civiche, persone come Romolo Semplici, come Montigiani, come altre erano lì. Tutti sapevamo quello che stava accadendo, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto. Mussari mi ha bloccato il mio sito ai dipendenti del Monte Paschi, non è più da anni,
non possono più accedere alle mie informazioni. Mandavo avanti delle informazioni e la Consob chiamava Mussari perché sapevo delle cose il giorno prima che la Consob sapesse. Ma non è servito a nulla, a nulla. Oggi abbiamo qua della gente incredula che dice: oh guarda, mi licenziano mio figlio, oh guarda, all'università non abbiamo più bidelli. Ma avete le fette di salame sugli occhi. Questo è il problema. Ma la colpa non è di uno che finirà in galera, probabilmente. Oppure finirà con qualche milione di euro in più di voi, sicuramente in qualche isola del Pacifico. E l'altra persona che ancora si aggira per questa città ed è ancora riverita si chiama Gabriello Mancini. Ma nessuno dice niente di Gabriello. Da dove arriva Gabriello? Cosa ha studiato Gabriello? A Gabriello, ma dove sei? Ma come fate a salutarlo ancora quando lo guardate in faccia? Una persona che ha bruciato la vostra ricchezza, ha distrutto il futuro dei vostri figli. 15 miliardi avrebbero creato un volano di ricchezza mostruosa. Eppure no, Siena chi è che ha sempre portato qua? Prima ha portato uno che si chiama Vincenzo De Bustis, con Banca 121, ve lo ricordate? Ma era senese? Col cazzo che era senese. Poi avete preso un calabrese? Col cazzo che era senese. I senesi non vanno mai al posto di comando, avete sempre bisogno di qualcun altro. E questo è il risultato. 15 miliardi spazzati via, la fondazione non ha più un soldo. È questo che è quello che volete? Scusate se mi arrabbio, ma io sono furioso per questa cosa. Io domani in assemblea chiederò un'azione di responsabilità, ma non contro Mussari, quella è dovuta, quella anche un bambino di un anno dice sì, ci vuole. Eppure Gabriello Mancini dirà che forse ci sarà quell'uomo, no? Perché deve difendere certi interessi di zombie che moriranno tutti presto. Moriranno tutti! Perché questo sistema non, con 75% di tasse non funziona. Non ha senso lavorare per pagare tasse tutto l'anno. Vedrete cosa succederà. E Monte Paschi è una storia italiana. Due ragazzi che fuggono via, la pubblicità, ve la ricordate tutti? Andate a vederla su YouTube. E quella è una storia italiana, il Monte Paschi. Perché mi ha sempre appassionato? Perché veramente c'è l'Italia là dentro, c'è tutta la politica. Voi avete 5 anni di crisi, 2007-2012, e altri 5 davanti. Su una vita che dura 40 anni di lavoro, avete, per colpa di 4 stronzi, il 25% della vostra vita in crisi. Lo sapete che quello che pagate di tasse qua è esattamente il doppio di quello che paga uno svizzero, e se vai in paesi un po' lontani da questo, dall'Italia, tu paghi il 10-20% di tasse e hai i servizi. Ora, è giusto che noi paghiamo gli errori di qualcun altro? No. È giusto che noi paghiamo gli errori di Giuseppe Mussari col Monte Paschi? No. Eppure, 4 giorni fa, il fatto quotidiano, giornale di sinistra, tira fuori un cacchio di Alexandria a 4 giorni dall'assemblea straordinaria. Chi è che vuole la morte di Bersani? È D'Alema. Chi è che ha dato quella scoop al Fatto Quotidiano? Pensateci ogni volta quando andate a votare. Stanno giocando con voi, con i vostri figli, politici, televisioni, giornali, Repubblica, Corriere della Sera. È una cosa vergognosa quello che sta accadendo. Non nessuno che racconta la verità. E quei 4 qua a Siena che la sapevano e la raccontano hanno sempre avuto da parte della popolazione il rifiuto. E domani quando andate per strada, andate dal panettiere, dal salumiere, dal calzolaio, che stanno per chiudere, ricordatevi di queste cose. Ma voi cosa fate a Siena? La fondazione non vi distribuisce più niente, l'università chiuderà, rimarrete con 4 turisti, però la città sarà sporca, perché non avete soldi per pulirla, e vi tasseranno, e la gente andrà via, i ragazzi andranno via, andranno all'estero, gli imprenditori che chiudono vanno via, e questo per colpa
di Mussari, ma anche di Mario Monti, che si mette a dare 4 miliardi invece che fa un aumento di capitale. E perché? Qualcuno ha pensato perché deve ricevere il Monte Paschi 4 miliardi di prestiti, quando in un mondo normale si fa un bel aumento di capitale. Ma guarda caso Monti vuole vincere le elezioni con l'amico Bersani, e quindi gli ha fatto un favore: ti do 4 miliardi così controlli ancora quella cazzo di banca, e ancora una volta verrete controllati da uno che si chiama PD. Bravo! Bravo! No, bravo io! Il problema è che siamo noi la forza, noi uomini. Non possiamo dire a uno che va sul palco bravo, perché da domani il problema ce l'avete voi. Io, quando Mario Monti è arrivato in questo cazzo di paese, una settimana dopo mi sono preso il permesso di residenza fiscale in Svizzera e me ne sono andato da questo paese, che non sopporto più. Il problema l'avete voi che per 5 anni avete subito le angherie di Giuseppe Mussari, stando zitti, perché vi faceva comodo, non a tutti ovviamente, voi, però a quelli che incontrerete per strada. E questo è quello che volete, per voi stessi, per la vostra famiglia, ripeto, è fondamentale ricominciare da zero. Bisogna fare tabula rasa. Non dovete più pensare, se avete un negozio, di guadagnare ancora dei soldi col vecchio sistema. Quel sistema non tornerà mai più. Dovete inventarvi, innovare, e dovete soprattutto eliminare dalla faccia della terra, non fisicamente se non andate in prigione, le persone che vi hanno creato questo danno. Le persone si chiamano, hanno dei nomi e dei cognomi. Dal dirigente del Monte Paschi al capo, al politico, e poi fanno finta di non sapere. Ma vi rendete conto? Le interviste di oggi, Grilli, che fino all'altro giorno andava a letto con Ponzellini della Banca Popolare di Milano e dava i soldi a Corallo per dei casinò alle Cayman, che ha il coraggio di dire che la colpa è di Banca d'Italia. Ma stiamo scherzando? Grilli! Io non so, veramente, sono esterrefatto ogni volta che al mattino apro i giornali. Vedo delle cose assurde, vedo delle cose ignobili da parte dei giornalisti, prezzolati, pagati dal sistema. Oggi ci vogliono, cioè una banca come Monte Paschi, domani verrò a dire, che deve assolutamente, ma quando, allora, chi di voi ha un bancomat o una carta di credito? Tutti! Ma lo sapete che quando spendete 100 euro con la carta di credito e lo spendete per 100 volte, quei 100 euro sono spariti e vanno al sistema bancario? Il sistema bancario, che guarda caso, vuole l'eliminazione del contante. Mentre guarda caso Profumo, parliamo un po' di Profumo, no? Questo Profumo, che se andate su Wikipedia, non andate, cosa trovate di Profumo? Che è indagato per il caso Brontos, operazione fiscale illegale, 3 miliardi di euro, transazione elettronica. Quelli che dicono che vogliono eliminare il contante, in realtà si stanno cagando addosso, perché le banche falliscono. Loro vogliono controllare tutto via denaro elettronico. Sono disperati. E allora cosa fanno? Redditometro. Non è per l'evasione fiscale. Non è per l'evasione fiscale. Toglietemelo dalla testa. Il redditometro serve per non farvi consumare. Perché voi dovete comprare i BTP. Dovete lasciare i soldi in banca e la banca con i soldi vostri compra i BTP. Voi non siete più proprietari dei vostri risparmi. E il Monte Paschi lo insegna. Per primo, andate domani a ritirare 1.001 euro. Si incazza la persona dall'altra parte della barricata. È il tuo nemico, la banca è il tuo nemico. Non è giusto, la banca era quell'ente 30 anni fa che aiutava l'impresa, che aiutava il risparmio. Il bancario era una persona utile alla società. Oggi ti vende dei prodotti di mass market e il Monte Paschi ha fatto una strategia. Per questo non ha più un prodotto proprio, compra prodotti da terzi e vende. E dove vende? Solamente in Italia, in un paese dove in pochi anni il PIL è crollato del 7%. E queste cose le avevamo dette e ridette negli ultimi 5 anni. Mussari le sa, le sapeva benissimo. Tutti i vostri sindaci che avete avuto le sapevano benissimo. Non è stato fatto niente.
E la colpa, sapete di chi è? È vostra. Perché non avete fatto niente. Sono le persone che fanno la democrazia. Guardate le ultime votazioni. Ma quanti stronzi a Siena hanno votato il PD? Cazzo, hanno vinto loro, eh! Bravo! Bravo! Ma non 10 anni fa, è l'altro giorno! E perché l'hanno votato, cazzo? Perché hanno distrutto una banca? Ma come si può pensare domani di parlare ancora con queste persone? Eppure una persona su due a Siena l'ha votati e continuerà a votarli magari. Vi lascio con una semplice frase di Einstein. La crisi è una grande opportunità, però se la crisi è tua, se la crisi è intorno a te, te ne devi andare. O avete due scelte, o ve ne andate o li mandate via. Grazie. Un grandissimo applauso ancora per Paolo Barrai. Perché, insomma, dire la verità in faccia non è facile, o meglio, ascoltare qualcuno che ti dice la verità in faccia non è facile, ma io posso aggiungere una cosa, Paolo, non so se sarai d'accordo, penso di sì, per quello che ha detto, ribellarsi è giusto, a partire da Siena, basta, è il momento di cambiare, io penso che questo sia un messaggio importante, eh? Ribellarsi è giusto. È un dovere. Cittadini, punto e basta. Ognuno fare paro, ognuno fare paro, ognuno fare paro, fare paro. Siamo un partito, non siamo un